Svedonio! Svedonio! Allora, ma che nome serve se te ne disse Svedonio? Svedonio lo stronzio! Svedonio! Comandi, maresciallo, mi avete chiamato? Svedo, mi si può fare una cortesia? A disposizione. Date che tengo un appuntamento, non mi posso muovere dalla caserma. Dite. Passatevi un fruttaiolo macellare, vi fate dare la spesa. Sì. E lo portate a casa di mia moglie. Va bene. Vi ricordate dove abito io? Ehi, a via mamma. Sino alla Trin 300. Va bene. Ma no, e chissà, ascolti tu. Iati. Ah, posso chiedere un piacere? Dimmi, Svedo, dimmi. Voi lo sapete come mi chiami, no? Svedonio lo stronzio, ecco. Mamma rocarma, brutto rom, brutto cugnolo. I c'è ci provati mille volte, ma ogni volta che vado all'ufficio a Napoli non mi vanno cagnolo. Una raccomandazione forte assai. E poi non conosci tuo direttore, l'ufficio a Napoli? Un cagnolo, un cagnolo, insomma, tu a parlare un po'. Certo, è una persecuzione, se no mi disfrutta. Mamma, a scuola mi chiamano in giro, mi sputtevano una continuazione. Eppure in caserma. Svedonio lo stronzo, svedonio lo stronzo. Mamma, vabbè, datemi 30 secondi di tempo. Mi sono ricordato di un'amicizia molto importante, un dirigente importante. Pronto? Sì. Pronto? Sono il maresciallo Di Maio. Vorrei parlare direttamente col direttore. Direttore, sono Oscar Di Maio. Vi ricordate di me? Direttore, vi devo chiedere una cortesia importante, voi soltanto lo potete fare. Io tengo una puntata che tiene un nome struppiato, un cognome peggio ancora. Svedonio lo strozio. E se volesse cagnarsi un nome, questo cognome, insomma, perché effettivamente in casa serve sfruttare. Lo potete fare? Grazie. Aspettate un poco, vedo un po' come fare. Va bene, siete contenti? Sì. Scelgo io il nome? Va bene. Sicuro? La stessa cosa. Gennaro lo strozio. Grazie. Da oggi in poi siete Gennaro lo strozio. Siete contenti? Assai. Quando si può fare un piacere, sa da fare.